Luigi, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Che confusione! Ciao amici, sono felice di vedervi di nuovo. Dobbiamo scoprire chi ha messo i miei vestiti nella gabbia dell'uccellino azzurro. Wow! E soprattutto chi ha chiuso l'uccellino azzurro nell'armadio. E chi ha messo i libri nel mio letto dove dovrebbero esserci i cuscini. Riponendo i cuscini sulla libreria. Dove dovrebbero andare i libri? Qualcuno sta cambiando posto ad ogni cosa che abbiamo. C'è soltanto una persona che può sapere chi è stato. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona. La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Boh Potenza! Il mago, sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Boo! Per tutti gli unicorni! È tutto al posto sbagliato qui! Esatto, saggio mago! Chi ha spostato le nostre cose? Chi potrebbe essere? Fatemi vedere! Ah ah! Lo temevo! È il cambia-scambia! Il cambia... chi? Il cambia-scambia sposta ogni cosa, perché è una creatura spiritosa! Questo di qua lo porta di là! E quello di là lo mette di qua! Ed ecco che tutto a posto, più non sarà! Vuoi forse dire che il cambia-scambia potrebbe spostare gli oggetti presenti in tutto il mondo? Temo di sì, Boh! Ma così facendo ci sarebbe ovunque un gran disordine! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare questo cambia-scambia al più presto e fermarlo prima che sposti tutto quanto. Coraggio, amici! Per trovare il cambia-scambia dovrete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate!
Il cambia scambia! Trovate quelle tre porte e troverete il cambia scambia! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bo-potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Oh! Un anatroccolo! Secondo voi ci saranno degli anatroccoli dietro questa porta? Andiamo a vedere! È chiusa! Occorre la chiave! No! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un gigante! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Coraggio, oltrepassiamo la porta dell'anatroccolo! Andiamo! Guardate quanti deliziosi anatroccoli ci sono! Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola! Credo proprio che sarà super facile! Forza, seguiamo il sentiero fino alla porta! Andiamo, amici miei! Ehi! Toglietevi, anatroccoli! Questi anatroccoli ci bloccano il passaggio! Come facciamo a raggiungere la nostra porta? Benvenuti alla marcia degli anatroccoli! Gli anatroccoli sgambettano per il prato! Vogliono volare in alto, ma non fanno che un piccolo salto! Non sanno di avere le ali né di poter volare! Insegnateglielo voi e potrete passare! Dunque, se riuscissimo a insegnare agli anatroccoli a volare, loro volerebbero via e non ci bloccherebbero più il passaggio! E noi potremmo raggiungere la nostra porta! Esatto! Per insegnare a volare agli anatroccoli, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per insegnare a volare a questi anatroccoli? Un pipistrello che sbatte le ali? Un cavallo che galoppa? O una talpa che scava? Un pipistrello che sbatte le ali! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per insegnare agli anatroccoli come si vola, dobbiamo sbattere e sbattere le braccia come fa il pipistrello! State a guardare me! Ottimo volo, Daisy!
Diventiamo dei pipistrelli anche noi. Siete ancora nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre, via! Su e giù, in basso e in alto. Per volare fate un salto. Non vi fermate! Mi serve altra energia! Fate come me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico braccialetto della potenza brillare fate! Forza, amici miei, continuate! Battete le braccia insieme a me e agli anatroccoli! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Ancora un piccolo sforzo! Gli anatroccoli stanno per prendere il volo! Guardate! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo insegnato agli anatroccoli a volare alti nel cielo! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo! Siete dei ballerini fantastici! La seconda porta! Guarda, delle impronte! Chissà dove porteranno! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un'asta! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici miei! Coraggio, oltrepassiamo la porta delle impronte! Andiamo! Io non riesco a vedere alcuna impronta! Oh! Che pavimento splendente! Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Guarda! Eccola lì! Bene, non dobbiamo fare altro che attraversare questo pavimento lucente! Coraggio, amici miei! Credo che questa missione sarà super facile! Sì, super facile! È troppo scivoloso per camminarci sopra! Come caspiterina faremo ad attraversare questo pavimento così scivoloso? Benvenuti sulla pista da ballo delle impronte danzanti! Io non vedo alcuna... Oh, impronta danzante? Le impronte a tempo di musica compaiono, vedete? Non sono scivolose, camminarci sopra potrete! Esse vi condurranno alla vostra porta in un momento! Ma sono distanti, quindi fate passi lunghi per attraversare il pavimento! Quindi dobbiamo fare dei passi così lunghi da riuscire a calpestare le impronte danzanti? Mi chiedo come possiamo riuscirci! Per superare la pista da ballo delle impronte danzanti, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per fare i passi lunghi e riuscire a calpestare le impronte danzanti? Un pesce che nuota? Una giraffa dalle lunghe zampe? O una medusa che si dimena? Una giraffa dalle lunghe zampe?
Ottima scelta! Per riuscire a calpestare le impronte sul pavimento dobbiamo fare dei passi lunghi, lunghi, lunghi come quelli di una giraffa. State a guardare me! Non si scivola in questo modo! Facciamo dei passi lunghi come le giraffe anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi allungate le gambe con me! Uno, due, tre, via! Lungo, lungo, lungo come la giraffa! Bisogna fare ogni passo! Guardiamo le impronte e camminarci sopra sarà uno spasso! Un passo avanti e uno di lato! Facciamo passi giganti e il pavimento sarà attraversato! Oh oh! Ho poca energia! Camminate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Bo-potenza! Passi da gigante, giraffe! Manca poco alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la sala da ballo delle impronte danzanti! Sì! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio amici, ballate! Davvero un meraviglioso ballo, amici miei! Che cos'è? Ah, è una specie di puzzle! Guarda, sono io! Se metti in ordine le caselle, viene fuori un disegno! Fammi provare, Daisy! Guarda, il disegno è cambiato! Ora qui c'è il mio ritratto! Questo deve essere il puzzle dei quadrati super magico! Il disegno cambia ogni volta che lo tocchiamo! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il cambia scambia! Chiusa! Coraggio, amici! È arrivato il momento di convincere il cambia-scambia a non spostare tutte le cose del mondo! Il cambia-scambia! Adora spostare tutto quanto! Se solo avessimo qualcosa che il cambia-scambia potesse spostare per sempre, in modo da non mettere più in disordine le nostre cose! Scusa, Daisy! Non ho tempo per giocare con il tuo puzzle! Bisogna trovare qualcosa per il cambia-scambia! Aspetta un momento! Ma certo, il puzzle di quadrati super magico! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici, state a guardare! Ehi, signor cambia-scambia! Guarda un po' qui! Sposta i quadrati! È un ritratto del cambia-scambia! Un altro puzzle da fare! In questo modo il cambia-scambia sposterà per sempre il suo puzzle super magico!
ogni cosa è tornata al proprio posto. Beh, quasi. Ops. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo impedito a quel pasticcione del cambia-scambia di spostare tutte le cose presenti nel mondo. Grazie a voi! Siete sempre nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo. Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!